Buongiorno a tutti. Siamo con l'onorevole Pasquale Ciacciarelli, consigliere regionale del Lazio e presidente della terza commissione vigilanza sul pluralismo dell'informazione e vicepresidente della quinta commissione cultura, spettacolo, sport e turismo. Benvenuto, onorevole. Salve a tutti, grazie. Onorevole Ciacciarelli, tra pochi giorni partirà il nuovo anno scolastico. Tuttavia, a distanza di un anno, si ripresentano i problemi legati al trasporto scolastico. Lei già lo scorso anno aveva chiesto un rafforzamento del trasporto pubblico, in particolare per gli studenti delle scuole secondarie del secondo grado. Qual è la situazione attuale e quali sono le criticità da affrontare? Allora, io su questo argomento è vero, ci ho portato avanti una battaglia già dallo scorso anno perché ricordo benissimo che le prescrizioni, soprattutto per l'accesso nei locali, nella vita pubblica, nelle manifestazioni, erano molto stringenti e dovevano essere rispettate. Poi però c'era questa discrasia sul fatto che gli studenti sui mezzi pubblici per andare a scuola chiaramente erano super affollati. E non rispettavano affatto la normativa Covid, soprattutto poi sul trasporto chiaramente scolastico attinente alla rete regionale del trasporto pubblico. E quindi ho chiesto più volte il rafforzamento dei controlli e delle corse. Che cosa è avvenuto? È avvenuto che purtroppo c'è stata una piccola sollecitazione, quindi c'è stato anche il coinvolgimento da parte della Regione Lazio di aziende private che hanno affiancato le corse, diciamo, che erano più frequentate dagli studenti in alcune zone della nostra provincia di Frosinone e della Regione Lazio. Però solamente alcune zone, il resto è rimasto così intatto e questo ha portato purtroppo ad un peggioramento anche della curva dei contagi, soprattutto tra gli studenti. Ricordiamo bene quelle settimane, quei mesi in cui è iniziata la didattica a distanza, molti istituti scolastici hanno dovuto chiudere delle sezioni perché c'erano dei casi Covid. E questo a discapito sempre dei ragazzi, degli alunni che hanno purtroppo visto privarsi di un pezzo della loro vita, perché io vorrei sottolineare questa cosa, lo ricordo benissimo anche da studente. Andare a scuola, soprattutto nell'età adolescenziale, è secondo me momento più bello che ci possa essere. E il fatto di non poterla frequentare, di stare chiusi per fare la quarantena, di aver purtroppo dovuto subire questa privazione senza chiaramente avere né colpa, perché i giovani non hanno mai colpa, è la perdita proprio di un pezzo di vita vissuta e di formazione, di socializzazione e di educazione scolastica. Quindi io porterò avanti anche in questa apertura del nuovo anno scolastico questa battaglia appunto per il rafforzamento, ma oltre che delle corse anche dei controlli, perché bisogna iniziare seriamente a porre dei controlli all'interno degli autobus stessi. Hanno tra l'altro il governo predisposto in questi giorni l'obbligatorietà di nuovo del controllore all'interno degli autobus di linea, che devono servire proprio a calmierare e contingentare il numero di persone che entrano appunto sugli autobus stessi. Non scordiamo che la pandemia c'è ancora, il virus circola ancora, soprattutto con le sue tante varianti. E purtroppo ancora c'è una sacca di cittadini che non si è vaccinata, cosa sbagliatissima, e anziché esorto, diciamo, a fare, soprattutto a chi ci legge e soprattutto agli operatori del settore, agli insegnanti, al corpo docente, che deve sensibilizzare ancora di più i giovani anche nelle aule scolastiche affinché inizi diciamo, un processo serio sulla vaccinazione. È l'unica strada che ci potrà portare fuori questa pandemia. È la storia che lo dice. Noi già abbiamo come nazione, come intero pianeta, subito purtroppo delle problematiche del genere. C'è stata la spagnola e altre pandemie che hanno colpito anche il nostro secolo. Il problema è che l'uomo, il cervello umano purtroppo tende a scordare subito i momenti di grande difficoltà. Dobbiamo affidarci alla scienza. La scienza ci ha portato fuori, ci ha allungato la vita combattendo delle malattie banali per le quali però si moriva, e ci ha allungato la vita fino ad arrivare oggi con un tenore di vita molto buono dal punto di vista fisico e medico anche a 80-90 anni. Quindi significa che la scienza ha fatto dei progressi, e se la scienza ha fatto dei progressi, questa moda
che si vuole, diciamo, portare avanti contro il non vaccinarsi è una moda solamente strumentalizzata, che non è ottusa e non capisce che oggi c'è la necessità, per il rispetto proprio e soprattutto degli altri, chi ci sta vicino, a dover vaccinarsi. Quindi la mia battaglia sui mezzi pubblici continuerà con un'ulteriore interrogazione all'interno del Consiglio regionale di Lazio, appena ci sarà la prima calendarizzazione da parte del Presidente del Consiglio, proprio per sollecitare la Regione a porre in essere tutti i mezzi di potenziamento delle corse, da un lato, e di controllo sui mezzi pubblici, per poter dare la possibilità ai giovani di poter avere diciamo anche un trasporto in sicurezza. Addirittura, e concludo, abbiamo sollecitato Ferrovie dello Stato, che sapete che fa un servizio regionalizzato, alla restituzione degli abbonamenti per gli studenti che fuori sede avevano pagato gli abbonamenti annuali e non hanno potuto usufruire degli abbonamenti. Ecco, per le famiglie quella spesa deve essere recuperata, quindi abbiamo esortato la Regione Lazio alla restituzione degli abbonamenti non fruiti, perché le corse non ci sono state quando siamo stati soprattutto nel primo periodo di lockdown, è stato quasi un anno fermo, e quindi cercheremo anche di portare avanti questo cavallo di battaglia, che deve servire appunto a dare un piccolo ristoro economico ai giovani e alle proprie famiglie. Ecco, un altro aspetto che a lei sta molto a cuore è quello legato alla DAD, quindi diciamo quando c'è stata la chiusura e quindi i ragazzi hanno dovuto seguire la scuola da casa. Pensiamo per esempio a regioni dove la DAD è stata svolta per tanti mesi, come la Campania, la Puglia, anche nelle scuole di grado inferiore rispetto a quello secondario e secondo grado, con grandi difficoltà per le famiglie. Quindi sia per i genitori che lavoravano, per i genitori entrambi lavoratori, avere un figlio a casa e che doveva seguire l'attività era un grosso problema. Lei ha avanzato più volte anche delle proposte, e a questo punto le chiedo di cosa si sente suggerire al governo per sostenere le famiglie in un eventuale caso di DAD nuovamente. Allora, intanto dobbiamo sottolineare che siamo nel 2021 e non ci possono essere studenti di serie A e di serie B. Dico questo perché purtroppo in Italia non tutte le regioni sono ancora servite dalla fibra ad alta velocità per internet, e quindi questo ha portato soprattutto nei piccoli centri, nei paesini montani, nelle zone più periferiche e magari nelle zone interne, ad avere una grande difficoltà nel non dare la possibilità di fruire ai giovani la possibilità di seguire la DAD, la didattica a distanza. E non è corretto, perché viviamo in una nazione nel 2021 dove bisognerebbe avere come minimo, visto ormai lo strumento internet è lo strumento per noi essenziale, è vitale, abbiamo visto che cosa è accaduto in questi giorni con l'hackeraggio dei sistemi della Regione Lazio, dove non si può ancora prenotare una visita o non si può scaricare un certificato. Che cosa vuol dire avere internet che funzioni, un internet ad alta velocità che ci dia la possibilità di stare al passo con gli altri paesi europei? Siamo in Europa e noi ancora siamo indietro. Questo per quale motivo? Faccio una piccola digressione. Perché siamo, diciamo, rispetto al piano di Infratel per la fibra ad alta velocità, 2 anni e mezzo dietro rispetto al piano che si era proposto il governo. Per quale motivo? Per la grande burocrazia, perché per poter effettuare uno scavo per mettere una linea della linea ad alta velocità di internet c'è bisogno di 22 autorizzazioni. Allora c'è un problema serio in Italia, il problema della sburocratizzazione, ma dobbiamo assolutamente accelerare, perché questo processo della didattica a distanza e del lavoro a distanza ormai è un processo che si è innescato. Il Covid ha portato diciamo anche una piccola ventata di cose positive rispetto a tutto quello che è stato negativo, e cioè il grande salto in avanti che ha fatto fare al nostro paese Italia su alcune tematiche dove eravamo indietro anni luce rispetto a tanti paesi europei. Quindi didattica a distanza, ma anche il lavoro a distanza. Questo significherà per le aziende risparmio nelle sedi fisiche e nel consumo di energia, di gas e quant'altro per avere delle sedi fisiche, e reinvestire queste risorse per impiegare nuovo personale. Quindi da un lato c'è stato un miglioramento da questo punto di vista, ma questo miglioramento deve essere accompagnato diciamo anche alla riprogrammazione seria della rete ad alta velocità, che rende poi l'Italia anche attrattiva dal punto di vista industriale e dal punto di vista imprenditoriale. Per quanto riguarda gli studenti, c'è bisogno assolutamente di fare
un'azione seria e di dare la possibilità a tutti di poter fruire. Ma non è possibile che nella prima fase della didattica a distanza, soprattutto le famiglie meno abbienti, non avevano neanche dei PC, dei portatili da poter utilizzare. Quindi il potenziamento sugli istituti scolastici di mezzi informatici da poter dare alle famiglie per poter fruire ancora in maniera più semplice ed immediata della didattica a distanza, e soprattutto la possibilità alle famiglie stesse di poter avere dei voucher per far diciamo stare i propri figli a casa nelle ore in cui loro sono al lavoro, magari accompagnati da delle assistenti, da delle babysitter, da delle persone che possono comunque stare vicine ai minori e seguirle nella loro attività didattica. Ecco, altri due problemi legati diciamo al mondo della scuola sono l'edilizia scolastica e le classi numerose. Questo diciamo che compromette un po' la sicurezza a scuola, gli spazi ristretti e avere tanti ragazzi all'interno delle stesse classi. Ci si aspettava già da quest'anno un intervento da parte del governo sul discorso delle classi pollaio, quindi queste classi numerose. Purtroppo ancora non è avvenuto. Quali sono, se lei diciamo, essendo anche una forza di governo, se lei ha conoscenza di interventi in merito allo studio anche da parte del Ministero? Allora, ci sono moltissimi fondi, soprattutto per il potenziamento dell'edilizia scolastica, però anche qui il processo è sempre molto macchinoso, perché sappiamo bene che la burocrazia poi ingessa tutto e noi molte volte non riusciamo a spendere neanche i soldi che arrivano dall'Europa in tempi celeri, e l'Europa poi se li riprende indietro. Perché ci sono i fondi, tanti lavori sono stati fatti, devo dire, tante scuole sono state ristrutturate e addirittura ricostruite alcuni plessi scolastici in tutta Italia. È chiaro che ancora bisogna potenziare, ma per fare questo, chiaramente per non avere più le classi pollaio, c'è bisogno di più personale scolastico, quindi più docenti, più personale assistente e soprattutto anche un personale, quindi delle dotazioni finanziarie date ai comuni che permettono di affiancare i docenti e il personale ATA di persone che diano la possibilità di un controllo della misurazione della temperatura, di tutte le fasi prescolastiche e post-scolastiche, che devono servire appunto a dare la possibilità di non avere delle classi numerose, di permettere a tutti di poter seguire in sicurezza le lezioni e di dare la possibilità di un supporto serio agli operatori scolastici che oggi sono oberati di responsabilità e di lavoro che purtroppo non gli competono. Quindi una doppia matrice, quella della costruzione di nuovi edifici e della ristrutturazione antisismica degli edifici. La seconda però è anche una dotazione seria di personale. Abbiamo una grande opportunità dell'Europa. Ecco, il Covid ha cambiato anche il paradigma dell'Europa. Un'Europa che prima ci dettava dei canoni seri di ristrettezza con il patto di stabilità, non poter spendere ulteriori fondi magari da supporto delle scuole oppure della ristrutturazione delle scuole. Oggi abbiamo il problema inverso, abbiamo un'Europa che dà molti soldi all'Italia, la prima tranche è già arrivata, ci dobbiamo solo organizzare seriamente per sburocratizzare e accelerare i lavori. Ecco, chiudiamo con un'ultima domanda. Lei aveva appena adesso, poco fa, accennato al problema di demandare al mondo della scuola alcuni controlli dal punto di vista sanitario. Un altro aspetto che da quest'anno è demandato alla scuola è il controllo del Green Pass. E questo sta creando molta incertezza, soprattutto nei dirigenti scolastici, che lamentano la mancanza di indicazioni chiare per il personale che a breve, ecco, in questi giorni, sta ritornando a scuola. Quali sono gli aspetti che vanno analizzati e come aiutare anche i dirigenti a poter compiere questi compiti? È chiaro che, come dicevo prima, il personale scolastico non può essere oberato di tante responsabilità e soprattutto incombenze che non riuscirà a svolgere in maniera adeguata, seria e in maniera anche celere, perché sappiamo bene che questo lavoro sarà un lavoro che porterà anche ad un ritardo dell'inizio delle attività scolastiche, perché sarà inevitabile, perché il personale è contingentato, quindi è un lavoro molto importante, perché poi chi non ha fatto il vaccino significa che dovrà mostrare dei tamponi, quindi ci saranno altre vicissitudini che dovranno essere messe in campo. E quindi il governo, per mezzo, secondo me, delle regioni, devono attivarsi immediatamente, anzi forse sono anche un po' in ritardo, perché rispetto all'inizio dell'anno scolastico che avverrà tra pochi giorni, immediatamente per poter dare una mano agli istituti scolastici, ai plessi scolastici, ai professori, ai docenti, al personale ATA, di nuove professionalità che diano una mano almeno nella fase della start-up, perché è chiaro che una volta scansionati tutti i Green Pass rimarranno chiaramente
dei problemi per chi non ha fatto il vaccino, ma dovranno essere comunque monitorati. Allora noi per fare questo dobbiamo assolutamente dare una mano seria con degli interventi tamponi urgenti e veloci per poter far iniziare in grande serenità e non privare i nostri giovani di un altro anno scolastico in presenza, perché è benissimo la DAD quando non si può fare a meno, ma la scuola in presenza ha tutto un altro diciamo, ha tutto un altro insegnamento, la socializzazione, l'educazione, lo stare insieme, l'apprendimento, magari la non disattenzione dei giovani, che magari davanti a un computer è molto più complessa rispetto che a scuola con l'interazione diretta dei professori. Tutto questo è possibile. Noi abbiamo un corpo docente che ringrazio, è eccezionale, personale ADA eccezionale, che ha fatto degli istituti scolastici i primi in Europa come formazione, devono essere solo valorizzati e potenziati da parte del governo centrale. Grazie onorevole Ciacciarelli per essere stato con noi. Grazie a voi, arrivederci.